Buon pomeriggio, sono Simone Schedoni, la quarta generazione della famiglia Schedoni che lavora a pelle e cuoio. È partito tutto nel 1880 quando mio bisnonno Celso Schedoni iniziò a produrre scarpe a Formigine, poi l'attività di produzione di calzature è proseguita con mio nonno Giuseppe Schedoni fino alla fine degli anni 60. Per poi la terza generazione trasformare l'attività dell'azienda dalle calzature si è passati a produrre valigeria. Nel 1977 abbiamo iniziato a collaborare con la Ferrari Automobili e abbiamo iniziato a produrre valigie. Oggi ci troviamo all'interno della Chiesa del Voto in centro a Modena. Abbiamo una mostra che celebra i 140 anni di attività della nostra famiglia e avrò modo di illustrarvi i vari set di valigie che abbiamo prodotto nel corso degli anni. Partiamo dal primo set di valigie, questo realizzato per una Ferrari 308. La collaborazione con Ferrari è nata praticamente per caso. Mio zio Franco Folli acquistò nel 1976 una Ferrari 308. Volevo utilizzare la vettura per viaggi anche di una settimana, 10 giorni, in particolare in Toscana. Non trovava delle valigie che rientrassero nel baule stretto e lungo della 308. Chiese a mio padre di realizzare un set di valigie su misura. Mio padre inizialmente disse non ho tempo, mi dispiace, poi di nascosto andò in garage, rilevò le dimensioni del baule e la sera della vigilia di Natale del 1976 quello fu il regalo che abbiamo fatto allo zio Franco, a Franco Folli, e da allora è nata una collaborazione con Maranello. Ogni volta che Ferrari dal gennaio 1977 ha sviluppato un nuovo modello di vettura, noi abbiamo rilevato le dimensioni del baule e creato un set di valigie specifico. Oggi la valigeria Ferrari è composta da una gamma di 6 oggetti, c'è una valigia, un trolley, una 48 ore, un porta abiti, una borsone weekender e una 24 ore. Questi sono è un set di valigie disegnato da Mark Newson ed è un set di valigie trasversale che rientra nei vari modelli della gamma attuale delle vetture stradali di Maranello. Ogni oggetto è realizzato con pelle, parti di fibra di carbonio e un abbinamento di alluminio pressofuso. Come sulle vetture, ogni valigia, ogni borsone ha un proprio numero di telaio, di un numero di serie che viene applicato su ogni pezzo e la pelle ha una stampa raggrinzita che riprende un po' la stampa raggrinzita dei coperchi motore delle vetture di Maranello. Oltre che collaborare con Ferrari, oggi l'azienda produce valigie anche per altre case automobilistiche. Qui abbiamo un esempio, Lamborghini. Noi collaboriamo con Lamborghini già dai primi anni 90, abbiamo prodotto e rivestito gli interni, i sedili di Lamborghini Diablo. E qui esposto abbiamo un set di valigie prodotto per Lamborghini Urus, realizzato esattamente con gli stessi materiali, nella stessa combinazione colori della vettura Urus che vediamo in fotografia. In sostanza è una combinazione di pelle nero Ade con alcantara cucita con questo ricamo che caratterizza la parte centrale del sedile. Le cuciture sono in filo verde sulla pelle nera e in filo nero sull'alcantara verde. Qui abbiamo un'altra collaborazione della quale andiamo orgogliosi, è la collaborazione con Bugatti. Abbiamo questa collezione che si chiama Bugatti by Schedoni ed è sono valigie che rientrano nel baule, piccolo vano anteriore della Bugatti Chiron o piuttosto che della Divo o della 110. E poi il set è completato con 2 porta abiti che vengono applicati e attaccati dietro ai sedili. Un set di valigie che comporta circa 140 ore di lavoro, e una lavorazione eseguita completamente a mano e che viene apprezzata appunto dai fortunati possessori di Bugatti Chiron.
Nel 1983 abbiamo iniziato la collaborazione con la gestione sportiva Ferrari, il reparto corse, andando a rivestire le strutture in fibra di carbonio dei sedili. Abbiamo provato e testato diversi pellami, il migliore che abbiamo poi utilizzato per circa 20 anni è questa pelle scamosciata, che apporta due vantaggi. Essendo scamosciata ha un notevole ed elevato effetto grip, quindi il pilota seduto a bordo non scivola, quindi aumenta la sensibilità di guida. Inoltre la pelle assorbe il sudore del pilota. I piloti perdono circa un chilo e mezzo di peso in sudore durante un Gran Premio, e quindi questa pelle assorbe il sudore e migliora leggermente il comfort di guida. Il rivestimento durava circa una gara, due Gran Premi, e poi si doveva rivestire la struttura in carbonio con una nuova pelle. Nel corso degli anni abbiamo raccolto tutti i rivestimenti che hanno corso a bordo con i vari piloti a bordo delle vetture Ferrari, quindi qui abbiamo in esposizione la pelle che rivestiva il sedile di Alain Prost, è legata al Gran Premio del Messico, il primo posto al Gran Premio del Messico da Alain Prost, poi ci fu anche la doppietta, abbiamo anche la pelle del sedile di Nigel Mansell che si classificò secondo. Abbiamo qui, questa è una rarità, in sostanza è la pelle che rivestiva il sedile di Michael Schumacher, e con questa pelle il pilota ha vinto il suo primo Gran Premio a bordo di una Ferrari di Formula 1, stiamo parlando del Gran Premio di Spagna del 1996. Oggi i sedili non sono più rivestiti in pelle, fanno aumentare di circa 200 grammi il peso totale del sedile, e 200 grammi in Formula 1 è un peso notevole, quindi i piloti si siedono direttamente sulla struttura in fibra di carbonio, ma la collaborazione tra Schedoni e la gestione sportiva Ferrari continua tuttora. Produciamo delle parti, sono dei cuscini, delle protezioni che servono, vengono applicate all'interno dell'abitacolo per proteggere sia le braccia e le gambe del pilota durante un Gran Premio. Non sono più rivestiti in pelle, sono rivestiti, queste protezioni vengono rivestite con il Nomex, che è un tessuto ignifugo che serve anche in caso di incidente, non prende fuoco, quindi serve per la sicurezza del pilota. Abbiamo qui altre cose, questa ad esempio è una valigetta porta macchine fotografiche che abbiamo prodotto nel 2015, era una collezione che si chiamava Leica by Schedoni, fatta in collaborazione con la casa che produce macchine fotografiche in Germania, Leica appunto. Abbiamo realizzato una custodia porta macchine fotografiche, era prodotta in una serie limitata di 100 pezzi, questa è la cartella numero 14 di 100, foderata tutta in pelle nabuca all'interno. E fu presentata in occasione di una conferenza stampa a Fotochina, che è un evento, una fiera, una mostra sulle macchine fotografiche che si tiene a Düsseldorf, e praticamente in un'ora e mezzo le 100 cartelle sono state prenotate da fortunati acquirenti. Oltre che valigeria per le case auto, produciamo anche valigette come questa. Questa è una valigetta sviluppata per il concessionario. Nella fattispecie vediamo una valigia che serve per far scegliere al cliente i materiali e i colori in occasione dell'acquisto di una Lamborghini Urus. Quindi il cliente può selezionare il colore della carrozzeria in esterno, in questo caso blu. Ogni campione ha il proprio codice, il proprio nome del colore. Il cliente poi può scegliere tra un interno elegante che è disponibile in 5 colori, oppure un interno sportivo disponibile in tutti questi colori e abbinamenti di materiali, parlo di pelle e di alcantara. Dopodiché si passa alla scelta del materiale utilizzato per le parti del cruscotto, che possono essere, le scelte sono diverse, quindi passiamo dall'alluminio alla fibra di carbonio, al legno a poro aperto o al legno con gli inserti d'alluminio piuttosto che il nero piano. Scelto questo particolare, si passa alla scelta dei colori dei tappeti, oltre che alla scelta dei colori delle cinture di sicurezza.
Nel 2007 abbiamo realizzato una collezione di scarpe, si chiamava Puma by Schedoni, le abbiamo prodotte in collaborazione appunto con Puma e erano una serie limitata di scarpe disponibili in alcune versioni. Questa era una scarpa da guida foderata in Nomex e con la certificazione per poter essere utilizzata in qualsiasi gara organizzata dalla Federazione Internazionale dell'Automobile, cucita con il filo di Nomex, quindi una scarpa ignifuga adatta per le corse automobilistiche. La scarpa per un uso quotidiano invece era ovviamente rivestita in pelle per essere più confortevole e in sostanza il cliente si sedeva su questo sgabello, poteva provare le scarpe di prova, appunto dal 35, dalla taglia 35 fino al 47, il cliente trovava la sua taglia, ordinava le scarpe e circa 8 settimane dopo riceveva il paio di scarpe con le iniziali incise a fuoco a mano in questa posizione e un certificato con il nome del cliente e le firme di tutti i ragazzi che alla Schedoni avevano lavorato per la produzione di queste scarpe. In passato ci è capitato di realizzare anche cose particolari, queste fanno parte di quelli che chiamiamo progetti speciali. Qui ne vediamo due, questo è sulla destra vediamo un libro prodotto in collaborazione con Michael Schumacher, un libro fotografico, un libro di immagini, le immagini sono state scattate dal famoso fotografo Michel Comte ed è stato prodotto in 91 esemplari, tante quante le vittorie di Michael Schumacher in Formula 1. E ogni libro appunto recava, in questo caso questo è il libro numero 43 che va a celebrare il Gran Premio di Spagna del 2000. L'altro libro, invece questo sulla sinistra, è un libro che parla delle battaglie, delle gare tra Ferrari e Aston Martin nella seconda metà degli anni 50. L'idea per la scatola è stata quella di realizzare una scatola del tutto simile ai serbatoi delle vetture della 250 Testa Rossa, ad esempio, quindi una scatola prodotta in alluminio rivettato a mano, chiusa con delle cinghie in cuoio, come erano le cinghie in cuoio che trattenevano i cofani anteriori e posteriori di quelle vetture, e i due simboli in esterno sono realizzati in argento e forniti dal gioielliere Asprey di Londra. Ci sono tutti i vari set di valigie realizzati e sono veramente tanti, quindi ricordarseli tutti diventa nelle varie versioni poi, perché per esempio ci sono delle versioni che sono dei modelli Ferrari che a seconda della versione Europa o la versione Stati Uniti le dimensioni del baule cambiano, ad esempio la 308 versione USA il baule è più basso perché all'epoca sul mercato americano venivano montate le marmitte catalizzate e quindi veniva penalizzato il baule, quindi si realizzava un set di valigie su misura proprio per la 308 versione Stati Uniti o la 400 per i clienti che chiedevano la doppia aria condizionata, quindi un sistema di raffreddamento più potente rispetto a quello che veniva montato di serie. E anche in quel caso i volumi del baule erano più piccoli, quindi bisognava realizzare un set di valigie che potesse rientrare negli spazi più piccoli rispetto al set di valigie 400 standard. I set di valigie che abbiamo prodotto nel corso degli anni sono diventati un po' degli oggetti di culto tra i vari proprietari Ferrari. Vengono esposti ad esempio in occasione dei concorsi d'eleganza delle vetture e solitamente il set di valigie viene esposto accanto alla vettura e vengono addirittura venduti a delle aste e c'è proprio un vero e proprio collezionismo sulla valigeria, tant'è vero che è proprio a dicembre del 2020 è uscito un libro Ferrari by Schedoni che è scritto da un appassionato collezionista di valigie Ferrari Schedoni prodotte da noi, è un libro nel quale ci sono fotografate ogni set di valigie prodotto qui a Modena per la casa di Maranello.
Proseguendo con le collaborazioni con le case auto, qui abbiamo un set di valigie che abbiamo prodotto per Aston Martin e per la serie Aston Martin Vanquish Zagato abbiamo prodotto queste valigie che sfruttano tutti gli spazi e i volumi presenti nel baule posteriore della vettura. Sono due borsotti e un portabiti che racchiude anche un portascarpe. Oltre alla collaborazione con Aston Martin, collaboriamo anche con altre case inglesi, Rolls-Royce, qui abbiamo ad esempio pure la Bentley, quello a destra è un set di valigie che produciamo per la Continental GT ed è prodotto in abbinamento tra pelle e il tessuto delle capote per le vetture Spider. Mentre questo è un oggetto molto particolare, questo è parte del set di valigie della Bentley Bacalar, la Bentley Bacalar è un modello molto particolare, prodotto in soli 12 esemplari. 8 di questi clienti hanno ordinato la vettura con il set di valigie. Abbiamo anche qui in esposizione una set di valigie per la Pagani Zonda. Collaboriamo con Pagani fin dai primi mesi di vita della casa di Orazio e abbiamo prodotto gli interni per le Pagani Zonda e qui vediamo un set di valigie che è appunto realizzato in abbinamento tra pellame, carbonio e alluminio. Una delle particolarità, ecco, c'è un'attenzione al dettaglio incredibile, incredibile. Le viti sono tutte in titanio e ognuna ha laserato il logo Pagani. Abbiamo visto all'inizio il set di valigie della 308 prodotto in un cuoio a concia vegetale, quindi una lavorazione estremamente artigianale con un materiale tradizionale. Qui vediamo cosa produciamo oggi per McLaren Speedtail, quindi noi continuiamo ad utilizzare delle lavorazioni estremamente artigianali e tradizionali, quindi le lavorazioni della pelle continuano ad essere quelle prodotte negli anni 70. Qui li vediamo abbinati a dei materiali estremamente tecnologici, quindi abbiamo la fibra di carbonio che è la stessa fibra di carbonio che viene utilizzata per la vettura Speedtail, prodotta da un'azienda modenese, la CPC, che fornisce anche altri componenti per la vettura di Walking. La McLaren Speedtail è un'edizione limitata di 106 vetture con guida centrale e due sedili passeggeri su entrambi i lati del sedile di guida. Il set di valigia appunto combina i materiali utilizzati a bordo vettura, quindi abbiamo una struttura in fibra di carbonio, le parti in metallo sono realizzate da blocchi di alluminio lavorati a controllo numerico che poi vengono anodizzati, il cliente può scegliere su addirittura 6 tipologie diverse di anodizzazione e poi le pelli sono esattamente le stesse pelli che vanno a rivestire i sedili della vettura. Tornando all'inizio, praticamente qui all'ingresso, vediamo le scarpe prodotte nel 1965 da mio nonno Giuseppe Schedoni e ciò che produciamo oggi, quindi ci sono un set di valigie, sempre una valigia per il vano anteriore della McLaren Speedtail.